Salve amici, ben ritrovati a questo appuntamento dedicato allo speciale fiere. Malgrado la situazione non ottimale, abbiamo deciso di partecipare a quella che è la più importante kermesse europea dedicata al comparto armiero, l'IVOA. A causa della scarsa presenza di espositori, i risultati purtroppo non sono stati quelli sperati, ma alcune novità siamo comunque riusciti a trovarle. Vediamole insieme. Partiamo con la Arex Delta Gen 2, che vediamo in declinazione tactical, qui con il fusto lungo e la canna filettata è dotata di dot con i piattini intercambiabili. Rispetto alla prima versione è stato migliorato il grip nelle guancette e lo scatto rimane veramente corto e veramente sfruttabile. Utilizza i caricatori della CZ P07 e sfrutta le mire della Six Hour P320. Con l'arrivo del 9x19 si spera sia presto disponibile da noi. Finalmente, dopo tanti anni, la HS Brooks ha finalmente fatto una versione civile del VHS che in Stati Uniti viene commercializzato col nome di Hellion dalla Spirit. Le caratteristiche salienti di questa arma sono la compatibilità con caricatori AR-15 Starlight, manetta d'armamento basculante non reciprocante e completamente a diretta, guardamano M-Lock in polimeri sostituibili con il self-quick attach, una presa di gas regolabile per l'utilizzo senza soppressione e, strano per qualcosa, la possibilità di regolare il calciolo e anche il poggio guancia. Adesso lo sto a scontare. Ha delle caratteristiche veramente interessanti, il peso bello centrato e altra cosa interessante è lo scatto decisamente buono per un gol. Io lo aspettavo da un sacco e spero di vederlo presto nella mia italiana. Questa è una grande novità, veramente tanto attesa da molte persone che sono del settore delle polimeriche come interesse. Si tratta della Revo Arms IS9. In particolare è una Strike Fire polimerica molto particolare. Vediamo quali sono le caratteristiche salienti. Abbiamo diverse versioni, varie configurazioni, con o senza canna filettata, con o senza carrello alleggerito e con o senza taglio per il dot. Abbiamo una polimerica che ha compatibilità con caricatori Glock e con le mire. Ha un profilo estremamente low profile, gioco di parole, che consente di avere la canna estremamente bassa sulla mano e il carrello che scorre all'interno delle guide create nel fusto e non in maniera convenzionale. Lo scatto è molto particolare perché ha dei concetti già applicati nel mondo del Strike Fire e altri invece che sono assolutamente inediti. Ed è particolarmente corto, soprattutto come rese. Lo smontaggio è molto semplice, tutti i comandi sono ben imbeddati all'interno della sagoma dell'arma, ma allo stesso tempo sono facili da raggiungere. La canna è tipo multiradiale, il che, secondo il costruttore, riesce a creare meno inerzia e quindi di conseguenza un rinculo molto più basso. È un'arma che è quasi allo stadio definitivo e non vedo l'ora di poterla provare. Mancare naturalmente qui all'IVOA 2022 la nuova rover, la rinascita dell'azione rover. Come vediamo ha delle similitudini, se vogliamo, con la long range, con un'azione a tre tenoni di chiusura questa volta. Questa è la versione shooter con una cacciatura in gomma, caricatori di tipo accuracy e scatto mesh, si sente. Nuovo anche il freno di bocca e questa volta, per questa serie, le canne non sono multiradiali, ma nei prossimi test vedremo come si comporteranno. CZ 2022 esce con due prodotti nuovi, un'azione CZ 600 e partiamo con quello più strano, cioè la versione trail. Vediamo che è una carabina molto compatta che diventa ancora più compatta se noi chiudiamo il calcio telescopico, diventa veramente qualcosa di incredibile. Tempo noi la siamo ed ecco la salta. Disponibile in 2.23 e 7.32x39 con cam 16 pollici. È distinta da una leggerezza imbarazzante. Guardamano di tipo M-Lock, molto modulare, caricatori di tipo standard P-Mag, L'azione con la nuova.
risulta veramente molto veloce da usare e lo scatto anche veramente corto, veramente sfruttabile, veramente un miglioramento rispetto alle precedenti azioni. Sicura a due posizioni di tipo R15, anche la cacciatura è compatibile con lo standard R15. Tanto attesa CZ600, qui in versione alfa, che è contraddistinta da questa cacciatura dal profilo piuttosto ergonomico, nuovo di pacca, con inserti gommati, e questa è la nuova azione, che ha una Picatinny Rail integrata avanti e dietro rispetto alla finestra di espulsione, un'azione a 3,9 di chiusura, uno scatto veramente, veramente, veramente corto, caricatore estraibile, e in più abbiamo una sicura di tipo Sauer, in cui possiamo spingere il bottone sotto e compare la sicura sopra. In questo modo agevolmente disinserirla e poter fare l'azione di fuoco. Canna ovviamente filettata, come il mercato richiede oggi. Grande attesa per questa Strike Pull, la Savage Impulse. Finalmente qui in Germania la vediamo per la prima volta e vediamo di provarla anche sul canale quanto prima. Prima Strike Pull di Savage, vediamo l'azione, che è veramente molto veloce e anche da un bel senso di qualità, veramente, veramente solida. Delle volte Strike Pull sono un po' ciottolose, vogliamo. Questa versione in particolare è la Hog Hunter, ha questo mimetismo, è la cattura tipo quella della Axis. Ha una canna fluted, piuttosto lunga, convolata, filettata, e l'azione è veramente, veramente, veramente veloce e facile, fluida, non ha impuntamenti, e per un prodotto di questa fascia di prezzo è veramente, veramente interessante. Bisogna di provarla presto. Queste e davvero poche altre le novità degne di nota presenti alla Fiera Ivoire 2022. Sperando che la situazione torni a normalizzarsi quanto prima, auguriamo un buon proseguimento ai nostri spettatori e vi diamo appuntamento per nuovi test, naturalmente su cacciatoriveri.tv.